il tabloid britannico The Sun paragona Napoli a Mogadiscio e Raqqa, il capoluogo campano inserito nella classifica delle città più pericolose al mondo, e scoppia la polemica. Parla di Poppa. Raqqa, capitale sotto assedio dello Stato islamico, raid aerei, bombe, scontri a fuoco sulle prime pagine dei giornali. Napoli, due realtà nemmeno lontanamente paragonabili, eppure finiscono sulla stessa mappa pubblicata dal tabloid inglese Sun delle 11 città più pericolose della Terra, insieme a Mogadiscio, Caracas, San Pedro Sula, la cartina che farebbe fuggire qualunque turista. L'autore dell'articolo si è documentato così a fondo da citare un detto tipico italiano, almeno così sostiene, per dire va all'inferno si userebbe va fa Napoli, un modo di dire che da queste parti non si è mai sentito. È vero, Napoli è una storia criminale difficile da lasciarsi alle spalle, ma la descrizione che l'autore dell'articolo fa del capoluogo partenopeo sembra basata più sulla visione di una serie televisiva dal divano di casa che su una visita sotto il Vesuvio con i propri occhi. Stavamo giusto discutendo su chi di noi ha avuto il weekend più orribile. Steph è stata a Napoli. Oh, ma com'è andata? Perché? Che è successo? È sporca, il cibo è disgustoso. Oh, anche i bambini volevano andare via, quindi immagina. Già. Oh yeah, because we were just fighting over, you know, who had the most horrible weekend. Steph was in Naples. Yeah. How was it? What happened? It's filthy. The food was disgusting. Oh. And even the kids were dying to get back, so, you know. Yeah. Ancor prima che per le sue bellezze architettoniche, Napoli è famosa in tutto il mondo per le sue usanze, simboli che sono diventati un'essenza stessa dell'italianità, del saper vivere e della buona cucina. Siamo andati a sentire l'opinione dei cittadini britannici che qui vivono e lavorano da anni. Letizia Cafiero. Io non sento questo pericolo se non sarei ancora qui, certamente, ma forse il più grande pericolo sarebbe innamorarsi di Napoli. L'unico pericolo per Elaine di Oxford a Napoli da più di 30 anni è questo, innamorarsi di Napoli. Napoli è una metropoli come tanti altri. E io ho vissuto anche altre città più pericolose di questo. Siamo andati nella chiesa anglicana di via San Pasquale a Napoli ad accoglierci il reverendo Backhouse, a Napoli da 3 anni e in continuo contatto con la comunità britannica napoletana. Napoli pericolosa, né più né meno di tante altre città, ci dice. È una città pericolosa? No, non penso che non è differente con le altre città grandi, è lo stesso. Vi piace Napoli? Molto, fantastica. Da dove venite? Germania e Thailandia. Che cosa ti è piaciuto? Che cosa mi è piaciuto? La città vecchia, i castelli, il mare, il cibo. Che cosa non ti è piaciuto? Niente. Super, magnifique, beautiful Napoli. Io sono greco. Mi piace molto il locale, la città. L'abbiamo trovata pulita, più pulita di quanto ci aspettassimo. E per ora da migliorare non abbiamo visto niente. Ve l'aspettavate meglio o peggio? No, peggio. L'aspettavo peggio, invece è molto più bella. È una città storica con molti musei, molti palazzi, molte cose da far vedere anche ai ragazzi per la storia nostra italiana. Qua ci siamo trovati molto bene, devo dire. Persone molto ospitali e dolci. Ottimi. Sicuramente l'atmosfera, cioè è una città veramente bellissima, molto allegra, piena di vita. Quello che mi ha colpito è che forse avevo dei pregiudizi nei confronti di Napoli, mentre invece vedendo un po' più in generale mi sono ricreduto molto, insomma.
Quando io vedo le serie di Gomorra in televisione non vedo la speranza, vedo la dannazione. Ora, se uno sulla dannazione fa i danari, non è che può fare la morale a mezzo mondo. Saviano, che ha fatto il proprio vantaggio attraverso la denuncia del male, che è giusta da farsi, però poi uno non può fare il martire dell'antimafia quando ha tratto solo beneficio dalla mafia e dalla camorra. E su questo credo che avere puntato tutto sulla sua gloria a danno però della città non sia un modo per dare un riscatto a Napoli, ma sia un modo per conservarla nella dimensione di un luogo dove tutto può accadere. La descrizione che l'autore dell'articolo fa del capoluogo partenopeo sembra basata più sulla visione di una serie televisiva dal divano di casa che su una visita sotto il Vesuvio con i propri occhi. Qui il problema è che se l'elemento dominante rimane quello della criminalità attraverso il massimo propagandista che è Saviano, non uscirà la propaganda delle meraviglie di Donatello, di Giotto, di Cavallini, di Masaccio. E allora, se questo non viene fuori, puoi fare quello che ti pare, ma è più forte l'immagine negativa. Penso che nei prossimi anni una città destinata a una grandissima crescita, se investirà nel settore cultura, eccetera, sarà Napoli, perché Napoli può tornare in un tempo breve a essere una delle capitali mondiali del turismo, per una serie di ragioni che non sto a elencarvi, sono abbastanza evidenti. Naturalmente ci vogliono delle scelte conseguenti. L'immagine positiva non deve essere imposta, ma deve essere esposta, invece è sottoposta. Il falso è tutto quello che si sente, quello che si dice. Il falso è un'illusione che ci piace. Il falso è quello che credono tutti, è il racconto mascherato dei fatti. Il falso è misterioso e assai più oscuro, se mescolato insieme a un po' di vero. Il falso è un trucco stupendo, per non farci capire questo nostro mondo.